Allora, spostiamo la telecamera che ieri l'abbiamo spostata di qua. Ciao Stream Elements. Ciao Sound Alerts. Come state? Stream Elements e Sound Alerts. Miei cari amici. Mes amigo Roby! Amica mia! Ho cominciato anche un po' prima la live, ragazzi. Questi capelli sono battaglieri. Ciao Giulia! C'è la Roby, Giulia! È arrivata! Oh Andrea! Raga, devo pettinare i miei cabellos. Ciao, sera a tutti amici, sera a tutti, grandissimi, grandissimi, grandissimi. Come state? Allora, una cosa. Carlita è andata a bere. Grande Roby! È arrivata la Roby stasera, grandissima, che bello, che bella serata. Grande, grande Roby! Sono proprio contento. Allora, ragazzi, devo dirvi una cosa importante. Carla è andata a bere, quindi mi ha lasciato solo. È andata a bere con le amiche. Allora, adesso facciamo una bella cosa. Grande André. Allora, facciamo una bella cosa. Gli mando. Ah, grandi ragazzi. Gli mando il coso di venire dentro, così almeno viene e ci guarda. Ci guarda, ci Adesso guarda, facciamo ci una guarda. bella cosa. Roby, grazie. Oh, sì, grandissimi, raga, grandissimi. Uè, Loki! Loki! Loki combina guai! Bellissima la canzoncina, eh? Allora, sono live, amore mio. Scusate, ho dovuto mandare un... Quale chat? Quale chat? Non vedo nulla. No, 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 no. Ciao, Loki. Grande Loki. Quale chat, Loki? Loki, raid fatto. Marco Drums, grande amigos. Ah, la chat qui, scusa. Grande, grande, grande Loki. Ciao amici, ciao amiche. Perché stavo seguendo un po' di robe, Loki. Stavo seguendo il cellulare, stavo seguendo. Tu mi dici la chat, ma chat di che cosa? Oh, un po' stanca per il caldo, anch'io, anch'io, anch'io. Grazie Loki, se dopo sei live te lo faccio anch'io, eh. E l'altra volta non c'è. Oh, Verset! Caipirinha, mio amico! Non te nada, non te nada! Solo agua! Agua, mio amico! stavo aspettando con ansia questa live. Grande Loki! Allora, live incredibile! Oh ragazzi, salutiamo tutti Verset che è un grandissimo amico di Giulia che è venuto da noi, ragazzi, è fortissimo, bravissimo, è un grande, è un grande, è un grande, come dico, è un grande amigos. C'è una sorpresa per te, Giulia. Allora, Loki, aspettiamo un attimino, finisco la gara perché almeno entra un po' di gente, ok? Così quando facciamo vedere le sorprese c'è dentro un po' di gente e si vede un po' di più. Allora, io condivido la live adesso, amici. Ciao a tutti, amici e amiche di Twitch, grandissime, grandissime. Allora, sì, Roby, grandissimo Verset. Forte, forte, forte. Dopo, Roby, ti devo far vedere una cosa incredibile del gioco che forse neanche tu potrai crederci. Sono riuscito a fare la patente S. Sono riuscito a fare la patente S, che è quella più difficile di tutte, a oro. Quindi, grandissimo Marco Drums. Allora, aspettiamo un attimo. Grazie bello, bla bla bla, bla 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 bla. Wow, grandissimo, grazie Roby. Mizzica, guarda Roby, guarda. Allora, abbiamo fatto 50 volte il live insieme. No, ragazzi, Verset, sto parlando con tutti, Loki, Giulia, Roby. Loki. Aspetta, poi chi c'è dentro? Verset, Loki, Giulia, Roby. Ok, dato tutti. E praticamente cosa è successo? Mi avvicino un po', ragazzi, non posso avvicinarmi troppo. E praticamente cosa è successo? Io vado a vedere Giulia. Dove vai a vedere Giulia? Dai? Dove vai a vedere Giulia? Dai? E praticamente cosa è successo? Ho provato tante volte in live, probabilmente un po' l'emozione, un po' tante cose e non sono mai riuscito, no? È che ho detto, mi sono una pippa, cioè se non riesco a fare la patente a oro sono un po' un pippone. Invece poi domenica mattina, sì, un po' sì Roby, c'è ancora blu, c'è fuori, io l'ho chiuso perché sennò poi rompe le scatole. E niente, praticamente domenica mattina ho detto,
c'è che provo. E alla prima volta ci sono riuscito. Quindi, ragazzi, voi avete un grandissimo pilota come amigos. Marco Drams, bravo. Grazie, grazie, mi applaudo da solo. Mi applaudisco da solo. Allora, ci pettiniamo e partiamo, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Allora, pure da me. Allora, ragazzi, stiamo facendo una corrida. Loki, salve. Well, Lord! Grandissimo pilota, grande, 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 Giulio. Grande, Roby. Guarda chi c'è, Roby, col controllo volante. Grande, ma... Allora, Andrea, io faccio con tutto. Potrei fare anche l'acceleratore con il controller e il resto col volante o contrario. Potrei fare di tutto. Occhiali, aspetta, occhiali truzzi. Eh sì, sì, gli occhiali sono troppo qui. Allora, diciamo che sono un po' stanchetto, no? Oh, guarda quanti bei panini. Quello funzionava ieri sera, Giulia, che c'era il gioco coi panini, eh? Ah, Lord, hai visto che è arrivato a trovarci, grandissima, Giulia era presa da tante cose e adesso è venuta a trovarci, poi spero che venga a trovarci tutti i giorni, noi facciamo un sacco di buonasera, rimani sveglio per la sorpresa. Porca miseria, Loki, dici che dorme così in fretta, intendevo l'ultima, scusa, era perché stavo giocando, pensavo che intendevi adesso. Allora, ti posso dire la verità o una bugia, Andrea? Vuoi la bugia o vuoi la verità, Andrea? Tutto quello che vuoi. Mi è piaciuta, questa mi è piaciuta. Lord, perché Giulia l'ha massacrata. Proverina Giulia, ma era in live Giulia. Caspita Giulia, devi avvisarmi, sai che io non c'ho fosforo e quindi non mi ricordo che tu sei in live, devi avvisarmi che ti vengo a trovare. Allora, l'ho fatta col pad. Grande, Lord. Alle 5? Che balle. Sì, allora, guarda Andrea, ti dico la verità. A parte questa curva che l'ho cannata completamente, ci ho provato, a farla con il volante, perché io credo che il volante ti allora, potrei anche sbagliare verbi e anche l'italiano proprio in generale, no? Ti immerge dentro nel gioco, no? Ti sembra di essere al volante di queste mega strafighette. Ciao, allora domani sveglia presto. Anche tu, Verset, grande. Giovanni, giusto ragazzo? Mi sono ricordato giusto o mi sono ricordato sbagliato come ieri sera che continuavo a dire sbagliato il nome del povero Giovanni? Ah, grande Drams, fate un applauso per Drams. Sì. Ma no, Lord, ma sono le 9, amico mio. Fai passare sti 10 giri e andiamo a vederlo subito. Lordello. Stai calmo, amico mio, ti vedo agitato. Sì, infatti, Roby. Mi fanno agitare questi ragazzi. Mi mettono premura. Io non posso avere premura. Devo andare piano. Sto facendo una gara a 300 all'ora. Sì, grandissimo. Il grandissimo, ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi ragazzi. Oggi sono molto triste. Ho aperto, mi stavo curando bronchite, mi due settimane fa addirittura faceva perdere. Ah sì, Giulio, poverina. Infatti, quando tutte le volte che diceva Marco Drams Gates lo diceva col catarro, la Giulia. Che faceva anche un po' pena ma anche un po' schifo. Ma se ti sbrighi è meglio, esatto Lord. Allora vado forte, dai. Perché Marco Drams? Loki, ho aperto. Oggi sono arrivato tutto bello stanchino dal mio bel lavoretto, no? Che ho fatto i pezzi per i treni. Arrivo a casa e apro Twitch.
no? Sto andando, sto rottame che non va Lord, cioè non mi fa mettere in quinta. Allora io prendo e apro il mitico Twitch, e ieri sera avevo 580 amici follower, stasera ne ho 579, quindi qualcuno probabilmente mi ha abbandonato. Spero non perché non si diverta, ma perché magari ha chiuso l'account, ho sbagliato, il fratello gli ha cancellato l'account per sbaglio, roba del genere. Quindi sono molto triste perché mi manca un follower a 580. Quindi amici e amiche, se non siete iscritti e siete dentro in questo momento, iscrivetevi, sareste i 580esimo follower o follower. Come si dice Loki? Follower donna. No, Giulia, non posso vedere. Lo so, amica mia. Ah sì, ma non mi interessa, nel senso, cioè, gli amici followerice, minchia raga, scusate sto minchia, ma followerice non l'avevo mai sentita. Questa è un'altra parola gollonzola, eh. Giulia, followerice, questa è da segnare, eh. Ricordatela, perché io sai che me la dimentico. Come l'ollatore e tutte le altre che mi sono già tutte dimenticate, perché fischia. Infatti Lord, me la sono dimenticata. Cosa che ha detto? Oh raga, non sto facendo finta. Che cacchio ha scritto? Cosa che ha scritto? Followerice. Allora, followeratore, followeratrice, iscrivetevi al mio canale che facciamo 580. Dai amici, dai amiche. Vabbè, se siete già iscritti, ok. Se volete fare un altro account, vabbè, ci sto. raga, se volete fare un altro account, ha inseminato. Ma sì, ma non me ne frega neanche niente, Giulio, nel senso, io voglio una persona nuova, voglio una person, very people nuova. Oh mio Dio, vedi che mi hai fatto sbagliare, Giulio? Giulio, streamer eyes, oh cavoli, qui stream... Me... Dai che arrivo ultimo, se continuate. Streamer, cos'è che ha detto Lord? Streamer veratrice? Mio Dio, penso che chi ha inventato l'italiano si sta rotolando nella tomba. Dopo questa mega live di stasera di Marco Drums Games e i miei amici, però io non vedo l'amico Sharder. Sharder Design non lo vedo, ragazzi, Come mai? La followermetrice. meretrice, la followermeretrice. È anche difficile da dire, ragazzi, devo dire la verità, Followermeretrice, le follower che ti seguono per strada. dai, esagera adesso, Lord. Family friendly. Peggy 18, Peggy 16. Mio amigos, ciao Willis. Oh raga, Willis ci deve essere stasera, per forza. Ciao Willis, amico mio, c'è anche la vai piano. Mi fanno sbagliare, Willis, mi fanno ridere, inventano le parole nuove, Willis. Io non ce la posso fare stasera, la Carla mi ha abbandonato anche lei, la mia bellissima mogliettina è andata a bere con le amiche e mi ha lasciato qui come un citrullo. È vero, hai ragione Willis. Ascolta, dai che facciamo quel progetto insieme, di correre. Ragazzi, tra un po' Willis e Marco Drums Games correranno insieme. Cose veramente incredibili possono succedere solo nelle gare con il mitico Willis e il mitico Marco Drums Games. Ragazzi, stavo pensando una cosa. Oggi, mentre cazzeggiavo al lavoro, il mitico Loki mi ha mandato un messaggio. E mi ha fatto pensare una cosa. Sì, scrivi a Sharder se viene. Beh, ma guarda che penso che sta mangiando, non è che non viene, figurati. Oggi sono incazzato. Se mi fai ridere. Ecco, beh, oddio. Spero, ti auguro con il cuore. Sei fortunata con loro. Esatto. E allora, praticamente, un saluto a tutta la chat. Grande Willis, ragazzi, salutate Willis. Cazzarola, amico Willis, non ti stanno salutando. Giulia è incavolata col mondo e oggi è un po' fa la moderatrice arrabbiata. Giulia è arrabbiata come il drago.
La Giulia oggi è come il drago, vero Giulia? Oggi sei come il mio drago. Ah, ok, ok. Ah, ecco, bravi, così si saluta. Ciao Iris, amico nostro, nostro amigos. Ah, ok, ok. No, io sto correndo, ragazzi, non è che posso fare i cazzi qua, cioè io non è che posso. Oggi Giulia è come. Oggi, verset, oggi la Giulia, no? È così, guarda, lo vedi il drago che c'ha il fuoco che sputa dappertutto? È così, è così. Oggi si sputa fuoco da tutti i... Vabbè, non diciamo stupidaggi. Perché poi l'amico Lord dice che io gli dico le cose e poi la Giulia comincia a fare i botti, eh? Oggi faccio sciopero. Marconi, più avanti e più memoria se ne va. Hai ragione, hai ragione. Oltre la memoria anche gli occhi e i riflessi, ragazzi. Sì signore, ti canto la canzoncina, Giulia, se ti rende un po' più felice, eh? Allora, come a me, Giulia, ormai hai già notato che mi rende molto molto ecco Giulia, bene bene, questo è l'importante, eh. Ok, ok, allora l'importante, ragazzi, no, l'importante non c'è l'importante, no, come Giulia ormai ha ben capito, che a me rende davvero davvero felice quando mi arriva un bel abbonamentozzo, no? Allora, quando mi arriva l'abbonamento, che viene fuori la cosa lì, a parte che non me ne accorgo, ma me lo dicono, e io sono veramente felice. Quindi a Giulia io ormai so che rende felice quando gli canto la canzoncina. Quindi, ciao Sharder, ti stavamo aspettando, amigos! Ascolta la canzoncina, Sharder. Na 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 na. Oh, devo cambiare la marcia. Ok, penso che è molto felice. Ciao a tutti, ciao amici e amiche. Aiutatemi, ragazzi, se non siete iscritti al mio canale. Facciamo 580 follower, amici. Dai, vi prego. Grazie, amico. Mi hai fatto ridere. Oh, che bello. Adesso andiamo a vederlo, ragazzi. Mancano 7 giri. 7 giri e vediamo tutto in live. Tra l'altro, ho anche mandato un messaggio alla mia bellissima moglie, la mia Carlita, e gli ho detto di entrare in live, però si sta a divertire, sta a magnà con le sue amiche, figurati se entra dentro a guardare suo marito Marco Drums Games Channel, che si fa un culo così per giocare insieme, tutti insieme, e ridere e scherzare, ragazzi. Allora, io oggi sono molto stanchito, eh? Qualcuno frega qualcosa? Credo di no. Vabbè, grazie, gentilissimo. Dai, dai, che arriviamo al decimo girozzo. Ciao amici e amiche di Twitch e grandi... Oh, grazie Loki, gentilissimo. Stavo anche parlando di te prima, prima che la Giulia mi interrompe e il mitico Lord mi interrompesse. Mi piace che si risponde pure da solo. È perché voi non mi cagate, allora io devo rispondermi da solo. Non dirlo a me, sto a pezzi. Grande Andrea, eh sì, è vero. Sono stata un po' assente. Sì, dai Robby, ti vogliamo anche quando c'è Carla. Carla correva per te, ti ricordi? Abbiamo comprato anche una macchina, ti abbiamo fatto una livrea, amica mia. Io metterei Ice Gentile. Pure vittimista. Esagera, mo Lord. Lo chiameremo stasera la Lord il... Come possiamo chiamare Lord, ragazzi? Stasera è un po' l'opinionista. Lord è opinionista stasera. No, 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 è quello che rompe. Rompignionista. Con chi ce l'hai, Loki? Come mai sei crashato dalla live, amico mio? Il rompignionista, eh. Allora, un'altra parola. Giulia, scrivila per piacere. Rompignionista. Lord è il rompignionista. Stasera. Oh, anch'io Lord, lo sai, no? Però ci sta come parola, eh? Stasera c'è un po' rompi, c'è un po' rompino. L'alchimista mi dà molto di Marvel, di supereroi. Lo chiamiamo proprio rompiglionista.
È un'altra parola inventata da Marco Drums Games. Ragazzi, ma non state facendo pettini? A parte il mega ride che mi ha fatto Loki, grazie, ma non state facendo pettini, non state facendo rompiglioni statore. Ci sta. Ragazzi, bevete tanta acqua perché fa caldo. Così. Io non ho neanche condiviso la live. Bravo Marco, così si fa. Uè, Bonac! Grande amigos! Allora, stasera abbiamo un sacco di gente rompina, eh? Tra l'altro il Mega Lord stasera è un po' il rompiglionatore. No, aveva scritto qualcosa alla Giulia che mi sono dimenticato. Non me lo ricordo più. Vabbè, fa niente. Grande Bonac! Allora, stasera cominciamo subito a botta con un po' di Sardegna, tanto per far qualche skei. E dopo andiamo immediatamente a vedere le livree di Sharder Design, che è qui con noi. Sharder, batti un colpo se ci sei. Tutti pettine e bevi. E beh, che cacchio, non è che dovete riscattarlo per 50. Poi perdo i capelli e poi devo andare in bagno, ragazzi, ho una certa età. Rompiglionistatore. Poi devo cambiare la marcia anche, ragazzi, troppe cose da fare, il mio cervellino. Che cacchio, non posso neanche dire parolacce. Mi autocensuro da solo, ragazzi. Allora, il pettine l'ho fatto. Bevo dopo perché ho bevuto già un botto, eh. Vogliamo l'oro sul Nurbur. Cacchio, Andrè. Mamma mia, ci proviamo. Dai, 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 grande. Poi penso che vogliono fare anche... esatto, vogliono farlo online. Stasera un sacco di robe, ragazzi. Olli, orca miseria. Stavo vedendo dove era Oli, scusate ragazzi, non è che vado male perché non sono capace di guidare. Stavo vedendo dove è Oli. Oli è andata giù dalla nonna. Dorme con la nonna. Con mia mamma. Nella sua stanzetta, lei va là. Perché. Infatti, buona! E che cavolo! Qui ci stava un kek. Però siamo family friendly, quindi. E che cavolini di Bruxelles. Una cosa alla volta, ragazzi, non posso bere, pettinarmi. E. Allora, Oli è dalla nonna. Sì, va a fargli compagnia a mia mamma. Che tanto lei è che guarda Benji dove? Benji dov'è? Benji. Ah, sarà il portoghese. Io non è che proprio lo conosco tantissimo, amico mio, quindi. Allora, la Carlita è a bere con le sue amigues. No, non si dice amigues, però io lo dico perché tanto il canale è mio, posso fare quello che voglio. È arrivato Lord, ti ho appena insegnato una parola bellissima ieri sera, adesso mi tratti così. Mica sono Oli e Benji. No, penso Oli e Benji, Marco. Ah, vabbè raga, dai, anche il cartone animato. Ma come posso ricordarmi tutte queste cose mentre sono a 300 all'ora? Ciao Marco, ho pensato a quelli del cartone animato. Benji. Oli e Benji, sì, era così che era il cartone animato. Era bello anche, tra l'altro. Io lo guardavo quando andavo a scuola. E poi, io non lo so, ragazzi. La fiamma perché? Perché, vabbè, io ho 44 anos, no? Ve l'ho già detto. Quindi abbiamo fatto anche il compleanno insieme. Quindi non è una cosa che ho tenuto nascosto, no? E io mi ricordo, ragazzi, che andavo a scuola molto felice, tra l'altro. La mattina c'era qualcosa su Italia 1, mi sembra di ricordare, che c'era Bonolis, tra l'altro, non mi ricordo come si chiamava. Ciao qualcosa. E niente, c'era, sì, Oli e Benji, c'era Sanpei, che era bellissimo, ragazzi. Io ho amato Sanpei, però quando sono andato a pescare realmente tutte le zanzare mi hanno fatto odiare Sanpei, perché da lui non c'erano le zanzare, invece nella vita real life ci sono le zanzare che vi mangiano anche i coglioni quando andate a pescare, dipende poi dai luoghi. No, non farmi rattristare che mi metti la mia mogliettina che stasera non c'è. Prendo il lavoro per causa di stare, mi sono vicino. Sì, Andrea. Come scusa i sonagli. Willis che mette le sue icone fighissime, tra l'altro, Willis è in grande. E niente, praticamente, ragazzi, quella è bellissima, Willis, l'ultima mi piace di brutto. Oh, che bello, ciao amici e amiche, la Iocca,
Amici e amiche, dai, iscrivetevi se non l'avete già fatto al canale, che arriviamo a 580. Amici, dai, 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 che arriviamo a 580 followers. Eravamo già ieri, poi qualcuno è andato via, quindi siamo ritornati a 579. Dai, dai, amici, dai, amici. Allora, vi stavo dicendo, no, che praticamente quando andavo a scuola, però la mia vita è stata segnata... Bellissima quella, Willis, grandissimo. La mia vita è stata segnata da un cartone animato che magari voi non conoscete, e c'era una canzoncina assurda di quella lì che fa le canzoncine, come cacchio si chiama? Chi è che fa le canzoncine in Italia? Dai, di tutti i cartoni, che tra l'altro adesso minchia ne ha gnocca. No, non me lo ricordo. Strano che non mi ricordo le cose. No, no, Vanni fa le canzoncine adesso. No, no, lei è la tipa, Cristina D'Avena, grande Andrea, grande, che tra l'altro, ragazzi, guardate Cristina D'Avena, che 60 anni quella lì, è una figa della Madonna. Vabbè, e praticamente non ha mai fatto un cazzo, solo che ha dato canzoncine, ragazzi, quella ha capito tutto dalla vita, eh. Va bene, a parte tutto, grandissima Cristina D'Avena. Era un cartone che si chiamava Chobin. Cioè, no, cazzo, ho visto una foto, minchia. E era un cartone animato che si chiamava Chobin. Io non so se posso cantarla, non voglio prendere il ban da copyright per Chobin, eh. Era una canzone che faceva Chobin, na 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 na. Te che sei Brunga, Brunga. Te chi sei Brunga. deve essere il dialetto questo qua. Vai a vedertelo, andate a vedervi un pezzettino su YouTube di Chobin. Ragazzi, quel cartone lì ti flasha la vita, eh. Cioè, Bunga. Cacchio, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Willis, era il boss di Chobin. No, non arrivo a tanto, non arrivo a tanto, Willis. La mia memoria si ferma a Chobin e la canzoncina. No, non me lo ricordo. Però mi ha flashato la vita, Willis. A te no? Minchia, era troppo tetro, stranissimo quel cartone, era una cosa, mamma mia, ragazzi, andate a vederlo se voi siete di anni più avanti, se siete nati dopo, andate a vedervi un pezzettino di Chobin, si chiamava proprio. Era veramente io Carletto, una fatta nel letto, quella lì dici? Na. E non è che me le ricordo proprio tutte, eh. Quanto piace Cristina D'Avena. Roby, fai la brava. Vedere ma mai toccare, mai sognare le donne degli altri, dice un regolamento quando ti sposi, eh? Principe dei mostri. No, il principe dei nostri. Dei mostri e dei nostri. No, non lo. Roby, dai, cioè, non è che siamo paraocchi, eh. Anche mia moglie guarda i Belli Uomini, poi dopo finisce lì. Carletto, la fatta nel letto, na. E di Carletto sono solo quello, raga. Carletto, no, me lo ricordo Carletto. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Stiamo correndo parlando di cartoni animati, eh. Oh, grazie Giulio, grazie. Questa la conosco. Carletto, la fatta nel letto. Però non mi ricordo che così era. Stiamo con gli stessi giri. Ah, dici che sono andato in terza? Faceva così, Marco. Ah, ok, che ne so io, mi mette quella lì. Io so quella. Almeno, boh, non so. Giorgio Strilla, mamma mia. Campo e spalla. Non ricordo proprio, non ricordo proprio. Ma che cartone animato è che dopo vado a vederlo su YouTube? Questo video mi ricordava qualcosa piccolissimo. Io che... Ah, fatto fare un dispetto. Dispetto mamma e papà. Era quella. Ma forse non era un cartone animato, Giulio. Ah, caspita, Giulio. Roby, mi stai mettendo in difficoltà. Canta un motivo, noi dobbiamo indovinare la sigla. Ma dei cartoni? Perché in realtà tutti quelli che sapevo ve li ho già detti, quindi non credo di saperne altri. Carletto, principe dei mostri. Willis, giuro che dopo vado a vederlo. Non l'ho mai sentito. Cartoni. Allora, fammi vedere un attimo. Ragazzi, devo correre e andare nella mia
Anche musica, se vuoi. Sì, perché... Ah no, Lord! Stavo cantando quella! Na 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 na. Lord ha spoilerato, ragazzi, è uno spoileratore, Lord. Non si fa così, Lord, non puoi spoilerare le canzoni. Allora, vediamo un attimo che canzone. Allora, vediamo. Daitan, sì, bellissima Daitan. Ah no, quello forse Daitan 3. Aspetta, ce n'era un altro, aspetta, Ah ok, Giulio. Beh, quello le vede le mie sorelle. Aspetta, un cartone. Mi avete messo in difficoltà, raga. Peter Pan non mi stava sui coglioni, ma scusate la parola, ma Peter Pan mi è sempre stato sui coglioni. Family Friendly, ma Peter Pan no. Anche uno nuovo, aspetta. Non me la ricordo, no, aspetta un attimo, un'altra. Stanno tirando fuori tutti i nomi, la Giulia e Lord, se la smettono magari mi viene in mente qualcosa, no? Invece no, non lo so cos'era. No, non puoi subire il ban. Qui cos'è? L'ambulanza, l'ambulagna di SpongeBob, l'ambulagna. Comunque Marco Drums ha vinto. Grande Marco Drums! Allora, aspetta un attimo, perché non... potrei cantarvi una canzone. Aspetta. Nonni neni. Aspetta che devo fare la chitarra. E come cazzo fa dopo? Non mi vedi. Vediamo se qualcuno la conosce. L'ho cantata male, però scusate. Andre, grandissimo Foxy Lady. Bellissimo, grande Andrea, dobbiamo regalargli 50 punti, ma non si possono fare, quindi niente. Sappi che ti ho regalato 50 Mythic Coin virtuali. Terry e Maggett, e Maggie. Siamo colleghi musicisti, vero Andrea? Io ho fatto 30 anni di batteria. Aspetta un'altra. Oh, na 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 na. Trum trum. Na 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 na. Na 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 na. Trum 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 trum. Na 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 na. Ma dai, ma ricchi e poveri di che cosa? Sono i The Commitment, ragazzi. Ma cosa fa Davide? Sto cantando le canzoni, i ragazzi devono individuarle, indovinarle, ma mi stanno tirando scemi. I The Commitment, ragazzi, non so la canzone, non me lo ricordo. Non mi ricordo il titolo, però è bella. Sto anche sudando un botto. Beh, magari ho cantato un po' anche de merda, non lo so. Perché a me piace. A me piace tanta musica. Aspetta, vediamo se c'ho qualcos'altro di più facile che magari lo canto anche meglio. Perché se effettivamente non era proprio il massimo. Cos'è che mi hai regalato? Pochi soldi. Ma non la conosco quella lì.
Grande Davide! Grande! Oh ragazzi, Davide ha un canale YouTube che lo spaccherà di brutto. Ha comprato un Mac fantastico, uno dei top. Ha comprato la scheda video, quella in 4K. Ha comprato un botto TV nuovo. Ha comprato un botto di roba per il canale, amico mio. Allora ragazzi, andiamo a vedere tutti i cosi che ne ha fatto l'amico Loki e l'amico Sharder. Sharder ci sei? Loki ci sei? Allora, aspetta un attimo, ma sto Dragon Ball non lo so! Giulia, non insista. Non lo so. No, 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 che c'è mo? Quello lì è. Investimenti, Davide, investi, investi. Adesso devi investire sul Plus, eh. Voglio che fai il Plus Premium, amico mio, ok? Grandi, grandi, raga. Allora, vediamo un attimo i seguiti. Allora, poi dopo continuiamo quando corro con un'altra canzoncina. Oh, per Gran Premio di Spagna con un pilota dell'Accademia di Marco Drams Racing Team. Oh, che bello, ripubblichiamo, scriviamo mitico, perché ormai sapete che io scrivo sempre mitico, mitica. Ok, andiamo a vedere il replay del mitico. Oh, grandissimi Loki e Sharder. Dai, andiamo a vedere il primo replay. Dopo guardiamo tutto quello che c'è stato fatto dagli amici Lord e dall'amicissimo Sharder, che Sharder fa parte della mia accademia, ragazzi, anche Lord, eh. Io e Sharder siamo i proprietari confondatori al 50%. Vediamo un attimo un Lochino, vediamo un attimo. Gigi La Trottola non lo conosco. Eccomelo, dice Lord, veramente italiano. E noi i loro schiavi. Ci sta, ci sta. Ah, tutti hanno preso quella della Le Mans e lui e si è preso la Formula One, eh? Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, guardate che bella la livrea della Formula 1, ragazzi, che ha fatto il design, è bellissima. Bellissimo, come ci sta? Vincere è facile, basta vincere, Giulio, chi se ne frega. Leggi il titolo, i titoli, bravo, soprattutto le sorprese. Sì, l'ho letto tutto. Lo so che ormai fai i titolozzi, meritatozzi, tripozzi, non so. Intanto sto pensando a una canzone, ragazzi, mentre vediamo il one giro di... Quanti giri hai fatto? Quanti mega giri hai fatto? 2, 3, 4. Vediamo l'ultimo, perché sennò è una rottura di palle. Allora, grande Loki. E ci pettiniamo intanto. Bravo, bravo, innanzitutto. Aspetta che mi viene in mente una canzone. Allora, perché mi viene in mente sempre per te? Per te. Cantami e quasi magia. Non cazzo. Ah, la Giulia. Ok, verso la Giulia perché io non la conosco. Allora, vediamo un attimo. Cioè, non è che le conosco proprio tutte. Ah, aspetta, questa qua mi piace. Ebbene, no, questa l'ho già cantata prima. Oh, mi vengono sempre a mettere le stesse canzoni, raga. È preoccupante la cosa. Ah, la Robby la conosce. Grandi, grandi. Marco canta Roselos. Na 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 na. Sperno che tu non ricordi queste canzoni. Ma Verset, io non mi ricordo una sega di niente. Non è che non mi ricordo le canzoni, non mi ricordo nulla. Ho avuto un bug rammico del mio cervello che è andato ormai tutto quanto. Già è buona che mi ricordo come mi chiamo e come ci si fa a pettinarsi col mio pettine verde. Pettine verde ci sta, raga. Allora, adesso mi viene in mente, oh my god, cantami l'ispettore. Lord, per fortuna che l'hai chiesto a Lord, perché io non ci sarei arrivato. Aspettone Gage, ci stupirà come l'ultima volta. Stai parlando di me? Ciao amici e amiche di Twitch, dai ragazzi, fatevi un'iscrizione al mio canale, siete i 580esimi, grande Manuel! Non conosci Dragon Ball, non conosci altri cartoni, Giulia. Grandissimo. Oh, guardate la livrea che ha fatto Marco Drums Games, il mitico Shard, ragazzi. Questa è un'opera d'arte. Questa è bellissima, Shard, Le Mans. Prima, Toyota, quelle cose così di fianco.
È una figata. Sì, ci sta di brutto. Ci sta di brutto, Sharder, grande, grande. Ci stupisci. Allora, l'ispettore Marco, ma anche tu ci stupisci. Buonasera a tutti. Ciao, 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 bello. Cantami un oceano di avventure. Sono canzoni che ragazzi non ho mai sentito in vita mia. Allora, vediamo. No. Per la Giulia. Dedico questo drift alla mitica Giulia. Eccolo qua, vediamo qua. Allora, adesso mi faccio venire in mente qualche altra canzone, ragazzi. E sempre, mi raccomando, senza dirlo, perché se ci riconoscono, me bannano, Uganale. Allora, vediamo un attimo. Sì, grande, grande Loki. Ritorniamo sul De Maestro Rocky. Ryan! Sono sempre il top, hai ragione, Ryan, grandissimo. Benvenuto alla live, Ryan, grandissimo. Sì, le livree, anche questa l'ha fatta Sharder, guarda, la livrea di Loki, è una cosa impressionante, ragazzi, una cosa impressionante. Oh, ragazzi, intanto che siamo in tanti, io vi ricordo, amici miei, che domenica forse c'è la gara di Formula 1 e comunque arriverà il 28 di questo mese il Formula 1 nuovo 2022. Io vi aspetto tutti, amici miei, vi aspetto tutti al 22, al 28, che giochiamo insieme Day One Edition la Formula 1 2022. Ok, raga? Hai le mani d'oro, quella la per Carla e l'ho fatta pure per. Ah, grande, 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 grande. Carla, lo prendo Marco. Oh, André, sì, ma ci vuoi a me. Grazie, Verse, grande. Sì, poi giochiamo, André, facciamo il team Marco Drums Games, Sharder Design e tutti gli amici. Bisogna inventare squadra a corse, sarebbe. Squadra, bisogna inventare un team, nome del team, sinceramente. Sharder, come lo chiamiamo il nostro team? Perché Marco Drums Games e Sharder Design è un po' troppo lungo. E dovete farmi gli auguri. Il primo, Loki. Tu li fai gli anni il primo, Loki. Loki? No, il 28, giusto? Mi scrivi Loki quando fai gli anni. Io mi ricordo che era il primo. Sharder Drum Squad. Il primo, sì. Team Testa Drum. Beh, dai, raga. Cioè, figa, un po' di un nome figo, non ho un nome Merdoschi. Marco le fa il primo. Non mi risponde, Loki. Sì, anch'io mi ricordavo il primo, ma io il gioco ce l'ho al 28. Ti devo fare gli auguri 2 giorni prima. Shadroom. Dai, sembra qualcosa di turco, no? Sembra un tè. Bevete lo Shadrams! Tra l'altro, è una bella idea per un nome di un tè, eh? Oh, Loki, bravo, bravo. Quindi, io gioco prima del tuo compleanno, perché la data ufficiale è il primo, però io, avendolo preordinato, l'edizione strafiga, me la danno 2 giorni prima. Dissing, hai tu. Ma sto dissing, cos'è che vuol dire? Qualcuno mi traduce dissing, ragazzi, qui siamo in Italia, si parla italiano. Dissing non l'ho mai sentito, dissing. Ok, bella lì. Grande Loki per la mitica Giulia, eh. Bello, 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 dissing. Vediamo che cosa vuol dire dissing. Non piace questo elemento. Bravissimo, bravissimo. Ma dissing cosa vuol dire? Allora. Avete visto Marco che ripete le cose tante volte. E allora, Hyper Mega Ultra Power Squad. Sì, vabbè, poi. Allora, aspetta che ti dico 76 ore prima. Il mio squad. Squad. Oh! Allora, la Carlita non c'è stasera, è con le sue amiche e non ci sta cagando neanche di striscio per entrare nella live. E allora, gliela faccio vedere comunque dopo. Guardiamo la macchina di Carla, ragazzi. Wow, col viola. Ah, ma hai usato l'arancione per lei, grande. Squadra corse mi piace, ragazzi, ma squadra corse è un nome. Cioè, possiamo chiamarci squadra corse? Bragali TV, grande Sharder, bellissima con la bandiera del Brasile che ti avevo detto io di scaricare, sei un grande Sharder. E c'è anche Ayrton Senna, ragazzi. Ah, questa gli piace di brutto, eh. Questa Sharder gli piace di brutto, questa gli piace di brutto. Bisogna avere. Quando gliela facciamo la reaction, raga. La reaction di Carlo Braga. Di Carla. Bragali TV. Racing Sport.
Ma Racing Sport è un po' generico forse, eh? Io volevo qualcosa di più figo. Ragazzi, dai, inventiamo un titolo alla nostra scuderia. Allora, per Lord Gimbal, eccolo qua, il mitico. Ragazzi, vi sto facendo vedere un po' di mega livree che ha fatto il mitico Sharder Design. Marco, quando hai finito di vedere tutto, guarda le foto che ho messo nel mio profilo di Gran Turismo. Ok, mi stai facendo fare troppe cose, amico mio. Un po' Dragon Wet, ma ah, Dragon ci sta. Dragon Well Team. Dragon Sport Racing. Anche Dragon Sport Racing. DSRT. Scuderia Mythic Coin. Anche Scuderia Mythic Coin, ragazzi, ne state dicendo troppi belli, eh? Adesso ho un po' di perplessità. Bisogna scriverli tutti su un foglietto, Giulia. Giulia, ti ricordi di scrivere tutti i titoli? Poi andiamo con le votazioni, magari. Cosa ne dite di fare una bella votazione con un bel pronostico? No, un pronostico, sì, così spendete i soldini, i miticoin. Anche i miticoin non è male, eh? Grande, grandi ragazzi, belli, bei titoli. Ci sta. Intanto che vediamo Loki sfrecciare e... Dragon Racing Sport. Dragon Racing Sport. L'importante è che non sbagli il nome di tuo figlio. Esatto. E il nome del figlio di Giulia si chiamerà Marco Drams. Ti immagini? Incredibile, Giulia. Marco Drams, vieni qui da papà, vieni qui da mamma. Pettine verde. Oh, grande Willis che mi ha detto bevi. Grande, grande Willis. Perché c'avevo molta sete. Invece Loki mi ha detto pettine verde. Marco, infatti, noi lo chiamiamo Marco. Marco Drams! Lascia stare Games. Grande, grande Giulia. Marco Drams. Marco Drams, vieni qui, piccolo. Non fare casino. Non picchiare il gatto. Ti immagino. Grande, Marco Drams è fantastico. Comunque, mentre noi ridiamo, scherziamo e cazzeggiamo, Loki sta driftando come un pazzo, eh? Mi ha fatto fuori due treni di gomme. Se è femmina, Marchetta, Mizga, Marchetta, non è proprio il top, eh? Se è femmina, possiamo chiamarla Olivia, come cagnetto. O Carla, o qualsiasi altro nome del pianeta. Quando io e Carla ci siamo sposati volevamo tre figli, due maschi e per fortuna sono arrivati, e la terza era una femminuccia, la volevamo chiamare Laura Zanesi. Se prende la memoria da te sei fregato, esatto Lord. Pensa a farti tutti i 12 anni di scuole che non la memoria. Incredibile. Io cambierei nome, eh. Se è femmina, Ginevra ci sta, ma Ginevra non è mica una capitale svizzera? A questo punto puoi chiamarla anche Mercedes. Almeno quando vai in giro dici, c'è la Mercedes. Fai pure la figa. Ah, la macchina, no, la figa. Pure Berna a sto punto. Perché se non è una pista in particolare voglio rispettare. Pure Berna a sto punto. Bella Loki, grazie. Lord dice bella Loki, grazie. Lord dice bella Loki. Grande Loki! Grande Loki! Mega, 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 mega cose. Mercedes è la figlia di Eva Enger. Beh, chi è sta Eva Enger? Boh, cose incredibili stanno succedendo stasera, ragazzi, eh. Marco Drams non può capire tutto. Drift. Allora, Team Marco Drams Games, Charter Design e Bragali TV. Vediamo un attimo che questo. Marco, ma nel titolo hai scritto compriamo autos. Sì, esattamente. Ma scrivo un sacco di cavolate. Tu vivi su questo pianeta. Tu non vivi su questo pianeta. Non ne hai comprate. Lo so, non c'ho soldi. Allora, ascolta, ti dico una cosa. Mitica Robby. Domenica scorsa, visto che la Formula 1 aveva fatto il che si chiama, che era primo, no, che partiva primo dalla griglia di partenza, la pole position si chiama, sì, forse penso di sì, Charles Leclerc, no, bellissima, questa per chi è, scusami,
Bella. Sharder, io ti adoro, Loki. Questo è di, per Sharder. Ah, dell'Accademia però. Dell'Accademia, ragazzi. Me la sono persa. Me lo sono perso. Giù. Roby. Lion Gamer, ciao! Grande amigos! Allora, è bellissima. Guardate che livrea, ragazzi. Ma abbiamo il miglior livreatore del pianeta, ragazzi. Ma che cacchio! Guardate questa. Questa l'avevo già condivisa, ma magari non l'avete vista. Queste sono le livree, amici miei, se volete far parte del nostro team. Se volete far... Ciao, 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 ciao. Se volete far parte del nostro team... Ci sono queste livree che potete usare, ragazzi, è incredibile. Dobbiamo ancora chiamare il nostro team con un nome fighissimo, fighissimo spray. Allora, stavo dicendo alla Roby, mentre andiamo a farvi vedere le auto che ho comprato. Sì, non compriamo auto perché non c'ho soldi, però abbiamo comprato un'auto. Ecco. Cicciottoso, cicciottoso. Ah no, devo andare a farvi vedere il replay. Ma che sto a dire? Ah, bello. Allora, la Miura ha comprato, guardate questo. Questa, vi piace? La Miura? Bella è la Miura, eh. Ho comprato la Miura, la Lamborghini Miura. Bella, bella, bella. Gommoso, gommoloso, ciccioloso, gommoloso. Gommoloso è un po' più bello. Allora, no, è domenica e ho chiamato la live Charles Leclerc. Azerbaijan 2022 vince. Io adesso non lo so, ragazzi, se il titolo è stato convincente oppure magari qualcuno pensava che io ritrasmettevo magari da Sky la gara e sono entrati in 170 comunque, quindi insomma il titolo ha fatto. Grande Willis Strober. Allora, guardate qui, amici e amiche, hai sbloccato la Red Bull. È certo, amigos, la stavo comprando, 3 milioni risparmiati. Oh, e sono tra l'altro anche quarterello, Guarda qui, André. Quarterellino, quarterellino. Allora, Berno, Ciro Vittiello, Corallo. E Monster, quindicesimo. Pipuzzo, 18. Loki sei ventesimo, pure va a finire che sto gioco me lo fai comprare. Amico Lion, certo che voglio fartelo comprare. Grande. Sharderino, ventunesimo. Ammazza io, tredicesimo. Eh sì, amico mio, eh sì. DSC, Phil, tanta Beppe, vedi, Kevin, 2,43. E io ho fatto, ha fatto, tu tredicesimo hai detto, eh? Eccoti qua, amico mio, R45HR. Peccato sia solo per PS5. No, perché solo per PS5? No, 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 PS4 e PS5 è questo qui, eh. Verset. Mi assento e poi ritorno. No, non puoi. Beh, Bern 239. Lui ha fatto un botto, eh. Lui ha fatto 2,239, 2,239, ragazzi, è stato veramente un grande. 2,249,60. Io ho Xbox Series X. Ah, ok, no, quello sì. Sì. Se non erro è pure PS4. Sì, è su PS4. No, ma lui intendeva perché ha la Xbox. Io ho la Xbox Series X comunque, ragazzi. Quindi quando usciranno i vari giochi dell'Xbox si può giocare. Eh sì, lui c'ha la Xbox. E no, questo no, questo è PlayStation. Free only PlayStation. Vi faccio vedere il replay e poi andiamo a correre. Perché, ragazzi, questo qui rimane il mio flex su... andiamo, io sto indietro solo, pro. Anche mio figlio c'ha la pro, eh. Comunque, non... Guarda che è una console della Madonna, eh. Non pensare che la pro è una brutta console, eh. La PS5 è un altro mondo perché, vabbè, chiaramente è stata fatta un sacco di anni dopo. Ma, ragazzi, la PS4 è storia, eh. E fanno ancora giochi che fanno paura, che girano da paura sulla PS4 Pro. Allora, guardate il mitico giro di Marco Drums Games fatto domenica mattina, ragazzi, eh. Sì, no, Lion, cioè. Poi ho idea che quando i programmatori conoscono bene una console, grazie Lion, e i programmatori conoscono bene, sì, va bene, però al contrario, Dragon, Sharder, conoscono bene la console, la sanno programmare anche bene anche quando di hardware... Non è
poi tanto performante. Ho idea di questo, ragazzi, perché tutte le varie PS3, PS4 alla fine della loro generazione, della loro vita, bravo, bravo, sanno dove mettere le mani, esattamente. Poi con quella nuova si riparte un po' che non sanno neanche dove andare a sbattere, ok? E uno dice, sì, vabbè, cosa la 5 non è tutto sto granché. Eh no, aspetta un attimo, perché a fine generazione PS5 ci vedrà quant'è. Però poi ci sarà la 6, è tutto un giro anche economico, no, raga? Nel 2008 fai wow, esatto, bravissimo, bravissimo, bravissimo. È proprio quello il concetto, ma non che lo dico io, è la realtà. È la realtà e lo dice Marco Drums Games, quindi è una certezza. Comunque, ragazzi, questo giro è fantastico. Ma voi state vedendo quanto sto andando? Ma Laio, ma stai vedendo quanto sto andando? Guarda lì. Allora, sicuramente, se non cannavo lì, che ho preso un po' di acquetta, e non sbagliavo questo, Andrea, guarda, Andrea. E non sbagliavo qui, guarda, ti faccio vedere dove è stato un po' così, Qui, lì ho pensato che non ce la facevo, vi dico la verità. Adesso in questo punto che vi dico, Qui avevo già la tensione, avevo già un po' di ansia, vi dico la verità. Adesso poi ve lo faccio vedere anche da dentro, Guarda, qui... Oh, sono fantastici, fantastici. Io sono diventato streamer grazie alla PlayStation 5, ragazzi. Cioè, si fa un sacco di robe fichissime, Oh, Giulia, che felice anche Marco Drums Games stasera. Grazie, Giulia Lord. Un bel abbonamentino. Abbonamento a Andrea. Giulia, ti sto distraendo, soli. No, Lion, no, non mi stai distraendo. È solo che la Giulia mi ha fatto un abbonamentino per il mitico Andrea, quindi io sono felicissimo, ragazzi. Allora, siamo in 15 e 15 abbonamenti. Grande, bella Giulia, grande Giulia. No, assolutamente no, assolutamente Lion. No, sta parlando. Fake 20 follower. Thank you so much, Fake. Magari italiano. Grazie, fake. Grazie mille, 5,80. Andrea ha regalato un abbonamento community? Ma non ci credo. Ti ha seguito? Allora, Andrea ha regalato un abbonamento community. Ma dai, Andrea, sei un grande, bella, è l'uomo tigre che lotta con nani. Ciao uomo! Che serata fighissima! E questo è il merito della Roberta che è venuta, ragazzi. Questo della serata fighissima. Il minuto te lo vedo. Ma grande Andrea! Vi bacio a tutti, ragazzi. Giulia, guarda, vi mando un bacio comunitario. È perché io non spendo i miticoni, quindi posso mandarli. Almeno l'uomo tigre se lo ricordo. Allora, no, è vero. Uomo tigre, ciao amico mio! Concordo con Andrea. Aspetta che vi mando un bacio. Ok, vi sto mandando un bacio. 12.000 miticoni, ragazzi. Vi ho mandato un bacio. Davide, presente? Sì, signore. Oh, non so se lo vedete, comunque vi ho mandato un bacio. Grazie a tutti, ragazzi. Non so se vi può piacere un bacio da Marco Drums Games, ma lo faccio col cuore perché, ragazzi, devo comprare il joystick volante nuovo, ragazzi. Io voglio che corriamo tutti insieme. Tu sei bravo, Logitech G923, ma io voglio qui un bel DD Pro della Fanatec. Lo voglio, un giorno lo compriamo, ragazzi, e quando lo comprerò e arriverà qui, al posto di questo mega G923, io vi ringrazierò di brutto, ok, ragazzi? Grandi, raga. Bacio Marco Drums, bella lì, sono veramente contento. Noi stiamo rivedendo ancora sta gara così. Sciarderino, hai fatto la gara? Oh, che bello, ragazzi. Che bella serata. Grazie mille a tutti, raga. Allora, io volevo fare anche... Allora, aspetta un attimo che Andrea, dai. Aspetta, ne facciamo una così. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, siamo già 580, ma se volete iscrivervi al mio canale fatelo pure, Grande. Allora, ne faccio una... Spero che arriverà il giorno che non riuscirai più a rispondere. Allora, io ti dico la verità, io spero di no. Ma non perché
Mamma mia, questo Andrea mi vuol far diventare matto. Però mi ha fatto l'abbonamento, devo per forza farlo. Non perché gli altri sono stronzi. Quando c'hai troppa, troppa, troppa gente, non puoi rispondere a tutti. Chiaramente, questo penso che lo sappiamo tutti, no? Uno streamer che c'ha, non so, metti 600 persone che ti seguono una serata, non riesci neanche a stargli proprio dietro alla chat, no, raga? Però io non penso di essere stronzo, quindi non diventerò stronzo. Però. Eh sì, anch'io spero di avere dentro un centinaio di persone ogni live, eh. Speriamo. Oh, io sono qua. Oh! No, ho messo in seconda! Direi che questo giro è andato, eh. Ah, grande Giuli, grande Giuli. Direi che questo giro è andato, ragazzi, ho messo in seconda. No, col cambio non ce la faccio. Cioè, col cambio non ce la faccio. Allora, dai, non facciamo stupidaggini. Se no, ne va della mia reputazione da pilota, eh. Ragazzi, queste sono le prove sul circuito, sono belle tosterelle, eh. Azzarola. Per me problemi Twitch. Come mai? Per me problemi Twitch. Perché? Che succede? Che succede, Giulia? No, eh. Porca loca, qui bisogna frenare. Perché? Perché, Giuli? Ciao amici, non mi si vede ancora l'artistico. No, ma io penso che devi toglierne uno. Oh, amore mio! Ah, mi hai fatto sbattere, patata! Ciao amore, ti amo Carla. Sai chi è entrata stasera? A parte i tantissimi amici che abbiamo, è entrata la Robby! Allora. Carla, adesso ti faccio vedere. Mamma mia! Andrea! Questa che macchina è? Guardate, memorizzo meglio il percorso. Sì, quello hai ragione. Quello hai ragione, Andrea. Allora, diciamo che. Bella Davide! Ah, Davide, la Monica Channel, seguitelo ragazzi, ha speso un botto di soldi. E poi è forti. Sto andando a fare la spesa, ragazzi. E poi è forte che Davide veramente mi chiede. Buonanotte, amica, grande, grande. E Davide, grandissimo, mi chiede consigli anche per le cose, anche per il televisore della romanza, e ascolta. Quindi, grandissimo Davide, grandissimo Davide, grande, grande, grande. Poi chiaramente lui decide con la sua testa e poi è bravissimo anche lui, si vede un botto di video, però ascolta i consigli. Grande Davide, grandissimo. Ma qui forse non dovevo buttare giù in quinta, Andrea, eh? È sesta. Allora ascoltami, qui sulla prima curva a tutta velocità scala in quinta, rilascia l'acceleratore e continua. Ah, ok, però devo scalare in quinta allora. Dai, vai, 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 vediamo. Dai, 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 dai. Ok, scalo in quinta, eh. Bella Davide, grande. Ah, oh, che balle. Ogni tanto succede, ragazzi, eh. Ma non so io perché. Non è che magari Twitch che mi sabota. No, non credo proprio, eh. Scusa Twitch, ho detto una stupidata. Che tempozzo bruttozzo. Marco, ma cosa ne pensi di quella cosa che ti ho scritto privato? Ti stavo dicendo prima, poi abbiamo cominciato a cantare. Allora, sì, l'hai scritto anche a Sharder? Scrivilo nel gruppo. Se poi lui dice sì anche lui, dopo lo condividiamo con tutti i ragazzi e vediamo cosa ne pensano. A parte che bisogna trovare un nome alla squadra corse, eh? Qui secondo te devo scalare, ma secondo me non era da scalare, solo un po' di. Ma a tutti non vi si vede bene, raga? Oppure è un problema di. Senza frenare. A parte che ho fatto un nuovo record. Ah, senza frenare, eh. Solo togliere il piede dall'acceleratore, ok? Va bene, proviamo, proviamo, raga. Grande Lion! Bello quel GG, quel gattino blu. Oh,
solo senza scalare, ma vai, ma dai, ho brancato dentro, ti ha scritto su WhatsApp del gruppo della squadra corse Charder. Era giusto, Andrea, porca loca. Penso che, non lo so raga, ma porca loca, non so perché ogni tanto faccia vedere un po' male. Scalando in quinta è meglio, tu dici? Allora scaliamo in quinta. Pensavo che tenendo la sesta avevo più velocità. Però un po' devo tirar giù. Aspetta. Sì, senza frenare, ma devo tirar giù un po' di acceleratore. Prima l'ho fatta meglio, tra l'altro. Così, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, se vi piace il mio canale iscrivetevi, grandissimi. Sì, bravissimo, mica tanto però. Grazie Giulio. Ah, tu dici che in quinta è meglio allora? Cazzarola, devo frenare un po' di più. No. Vediamo, vediamo. Beh. Però è dura, Però è dura. Quanto sto andando? 2,50. Per la patente, bro. Quale intendi la patente, amico mio? Vabbè, ma non. Quale patente? La S? La S l'ho fatta, Lion! Questa è l'esperienza sul circuito. Che il mitico Andrea è riuscito. Allora vogliamo farla anche noi insieme. Però devo dire che è abbastanza tosta, Tosterella, Sì, sì. Adesso se vuoi ti faccio vedere il replay perché è stato fighissimo. Mi ero lurcato. Oh, bellissima questa parola nuova, Willis. Cosa vuol dire lurcato? Bella. Può essere tutto e tutto, Questo è per lassù. Grande, grande Willis, lurcato. Io sto un po' indietro. Lurcato, bella. Ah, grande Andrea che ha fatto l'abbonamento Oschi. Grande Andrea, grande Willis. Lurcato, mi sta tirando scemo. Cosa vuol dire lurcato? È qualcosa tipo alla Loki. No, che schifo. Andare in lurk. Grande. Andare in lurk è bellissimo, ragazzi. Ah, ok, adesso lo capisco di più. Ragazzi, però 25,9 è tanta roba, Allora, Charder, hai fatto la lobby? Ma hai visto Andrea? Sono andato per sbaglio, mi sono dimenticato di schiacciare la sesta. Non sono andato più forte? Giulia, un sacco di robe. Senza frenare qui. Per te Andrea, questo è per Willis e per la Giulia, e la Giulia l'ha fatto, aspetta l'abbonamento. Andrea, questo è per voi. Se non streami, Willis ha lasciato bella lì, dai, vediamolo. Urca Drums Andrea, grande.
Perfetto, Loki. Perfetto. Adesso ne parliamo. Anche perché non mi ricordo che cosa hai detto. Dovrei andare a leggermi che cosa avevi detto. E vai. Charger, hai fatto la lobby? Vuoi giocare, amico mio? Bravo, André. Tu sei terzo e io quinto. Bravo, Andrea, bravo, Andrea. Hai messo un pelino in... Ci hai messo un pelino in meno. Però non mi interessa. Va bene così, sono contento. Il settore 7 che cos'è che è? Dai, famo anche questo, poi andiamo a vedere se Sharder... Marco, tutta la chat, vi saluto che... No! No, Giuli! Perché che ci stiamo divertendo, amica mia? Perché vai a nanna? Perché vai a nannina, nannetta? Ah, questa è tosta? Ciao Giulia, domani! Perché vai a Nina? Ah, sono mica mia! Ma dai! Sono stanca, anch'io sono stanco! Sto qua ancora un'ora! In terza? Sì! Fai il bravo, mi dice la Giulia. Fai il bravo, mi dice la Giulia. Buonanotte, Giulia, buonanotte. Però, ma c'è un però, eh? C'è un però, amica mia. Buonanotte. Ah, apro troppo prima. Notte, Giulia, grazie mille di tutto, Giulia. Saluta e ringrazia Lord, amica mia. Anche noi, anche noi. Anche se ti volevamo più bene se stavi fino alle 11. Però va bene, dai, va bene, ci sta. ci sta Giulia. Buonanotte, passa tanti sogni d'oro. A domani amica mia. Dai, domani facciamo Warzone col mitico Morris, eh? Ok raga, 12:07. Ridendo e scherzando. Sì, Sharder, se vuoi giocare online sì, se no vabbè vado avanti a fare Nurburing come vuoi, Sharder. Notte Lord, anche Lord va. No, amico mio. Allora, bimbi belli, devo andare. Ok, ciao Lord, grazie. Ciao Lord, ciao Giulia, grazie mille di tutto, grazie della sub e grazie davvero che siete con noi. Sempre. Ok. Guarda qui, grande Andrea mi consiglia bene. Oh, Andrea il secondo, hai fatto un tempozzo da paura. Possiamo riprovarla? Tanto per, non è che io voglio battere Andrea, ma voglio vedere se riesco. Secondo te che cos'è che ho sbagliato? No, sbagliata, eh? Magari Andrea, non so, vediamo. È già partita male, eh? È già partita male. Se posso fare on, nel senso che se puoi fare la gara, sì, amico mio. Notte Lord, notte amico mio. 12:07. 7:47. 7:47. Un millesimo. Un millesimo. Ma dai, ma che cavolo. Come si fa a fare un millesimo in più e in meno? Un millesimo. Porca loca. Ma secondo te, grande Andre, se metto in seconda, dici che va troppo giù? Ciao Lord! Ciao amico mio, buonanotte, buonanotte amico. Sharder, ciao. Lord, buonanotte. Verset. 12:07, proviamo ancora l'ultima volta. Con la seconda mi sono trovato meglio io, grande André. Non credo.
Che brutto tempo. L'ultima, eh? L'ultima perché l'abbiamo già fatta questa, ragazzi. Che schifo. Vediamo. Caspita, sei ancora tu, Andrea, grandissimo. Grande, 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 grande. Ma chi è il primo? Fammi vedere come si chiama il primo. Ah, Nello, grande Nello. Ok, grande, grande. Ah, che. Allora, Sciarderino, non ho capito. Posso fare questo settore qua? Ah, questo è dritto. Ah no, beh, c'è la parte finale, mica tanto è dritto, eh. C'è una sorpresina per Sharder. Dove l'hai fatta sta sorpresina? Quante sorpresine fai, amico mio? Dobbiamo correre. Sharder, l'hai fatto? E domani sera mio figlio c'è bisogno anche dei computer, io non so neanche come l'abbia fatta. Arrivo, eh. Ok. Mamma mia, oh amore mio, adesso faccio una volta, la facciamo vedere Loki. Allora, sono arrivato, ti faccio vedere oh amiga, grande. Mi apri il cancello. Ah, cazzarola. Leo? Ah, proprio sei arrivata a casa. Oh mio amore. Carla, Leo? Chi ti può aprire il cancello, mio amore? Apri il cancello alla mami? Abbiamo aperto, grande Leo. Questo è difficile. È difficile, Andrea. Caspita, dov'è che sbaglio? Ciao amici e amiche di Twitch, è arrivata anche Carla. Così vi facciamo vedere la reaction. Adesso andiamo subito a vedere la reaction di Loki, quello che ha fatto Sharder, perché così poi lui va a letto. La facciamo ancora una volta, Andrea. Dopo la continuiamo. Acceleri troppo. Ma dove decelero troppo? No, sono uscito. Parcheggio arrivo. Ok, mio amore. Aspetta, aspetta, Loki, non andare un secondo ancora. Dov'è che decelero? Devo andare a letto presto che domani ho l'esame scritto di matematica. Cacchio, Loki! In prossimità dello scalo marce. Ok, aspetta. Sono un po' uscito fuori. Dai, Loki, vedrai che andrà bene l'esame di matematica. Allora, se non freno, vado a sbattere. Dai, aspetta che andiamo un attimo a far vedere il coso di Loki che poi deve andare a letto, poverino. Comunque è tosto, eh. È tosto il Nürburgring, amico mio. È tosto sì il Nürburgherino. Il Nürburgherino. Allora, vediamo un attimo che cosa ha fatto Loki. E dopo andiamo a correre con Sharder Design e poi vediamo se magari continuiamo dopo ancora un pelino la prova sull'esperienza sul circuito. Allora, vedrai che soddisfazione col te. Amico mio, lo so. Sono già soddisfatto per quei 2 ore, però è bello tosto, eh. È bello tosto, eh. Allora, questa l'ha fatta adesso. Vediamo un attimo. Mitico. Che è successo? No, si è inchiodato su tutto. Ok, no. Vediamo il replay di Loki che ha fatto al mitico Sharder. Io non ho letto cosa c'era scritto, però lo leggiamo dopo. C'era scritto un sacco di roba lì. Dedico. Allora, prima di dare la derapata, poi dico cosa ha scritto, perché mi sono dimenticato.
Vediamo. Ah, con la livrea nuova. Grande, grande Loki. Questa è una cosa figa, eh. Grandissimo Loki. A Dragon Trail che ci piace un botto, eh. Che ci piace un botto. Guardalo da dentro. Guarda Loki. Academy, che bello. GT Academy. Squadra corse. Guardatelo, guardatelo. Che fa destra e sinistra come un pazzo. È difficile fare queste cose, eh? Sharder? È proprio difficile fare queste cose. Noi abbiamo De Maestro, ragazzi, De Maestro al drift, che è Loki 4708, mi sembra che si chiama, perché non me lo ricordo proprio bene. Sì, no, cioè, me lo sono ricordato. Che bravo. Il nostro amico Loki che fa dei drift pazzeschi, eh. Drifta da paura, ragazzi. Le gomme con Loki finiscono, eh. Finiscono, direi. Guardalo, guardalo. Guardalo. Ora capisco perché il petrolio costa caro. Ci sta. Ci sta. Ci sta anche come riflessione. Però super bravo, vero, vero, vero Verset, grandissimo. Stiamo giocando, mo. Non, o vieni o... Oh, te lo dico ora. Aspetta, Marco, te lo dico ora. Il nostro progetto lo diciamo domani. Sì. Domani c'è Warzone. Giovedì andiamo con... Grazie Verset, ho imparato da solo a driftare. Grandissimo, grandissimo. Allora, fammi solo leggere il cosa hai scritto, perché... Allora, dedico questo drift a mitico Sharder 98, che ha creato questa stupenda idea per l'Accademia di Marco Drums Games Racing Team Championship. Così. Grande, grande Loki. Bravissimo, prima di tutto. De Maestro nel drift, eh? Bravissimo. E poi, bravissimo. Bravissimo e basta. Allora, è vero, concordo con il drifters, il driftatore. Allora, mentre aspettiamo la lobby, ciao amici e amiche, allora, che fate ora? Allora, Andrea, facciamo la lobbina, vuoi venire? Vuoi attaccare, vuoi venire? Loki, mandami l'assetto, se ce l'hai, please, la mia non drifta. Ok, grande. Grande botte, incredibili, eh. Dai, un'oretta ci sto. Allora, meno di un'oretta. Meno di un'oretta, alle 11 spaccate devo già essere nel lettino. Quindi se entri dentro subitino, sì, con i tacchi. Ok, va bene amore mio, ci sto. Posso love? No, giocare con i tacchi no. Mi rompi il volante. E poi il DD Pro non possiamo ancora comprarlo. Sharder, quella è settata già dal... Non ho sbloccato nulla io. Ho messo solo il turbo compressore e altri regimi. Sì, arrivo 2 minuti. Ok, e basta. Grande Loki. Lo fa proprio di suo Sharder, non ha assetto. Ha messo il turbo compressore, così quando schiaccia ha tanti giri. Però poi alla fine è proprio lui che è bravo, capito? È il nostro De Maestro, ma lasciamo stare il reparto drift al mitico e buon Loki,
e noi pensiamo a correre come dei matti. Ho portato la pizza, lo siamo stati a casa. Seria che mi hai portato la pizza? Allora, andiamo a vedere un attimino il nostro buon caro amico Sharder, vediamo un giretto suo come fa, che è anche macchina. Va bene ragazzi, grazie della compagnia, ci vediamo domani come sempre, ciao mitici. È vero, ciao mitico Loki, mi raccomando fai bene l'esame domani, mi raccomando impegnati e poi domani sera ci vediamo con Warzone, con il mitico Morris e i suoi amici, quindi Michele o Giovanni o Chris, insomma, dai. Allora, dai, andiamo a correre. Allora, andiamo a correre, partecipa, vai al tracciato. Ah no, ma con questa merda, ma no, dai, non posso andare con... Che macchina ha preso? Sharder? GT? Questa che cos'è te? Questa è la Nissan. Quindi che cos'è la GT3? Aspetta, Sharderino. Però che provo con questa. Non so che macchina ha preso, sinceramente. Penso che sia la Nissan GTR. Quindi proviamo a farla con l'Audi col mio assetto, che in realtà me l'ha passato. Ah, questa è quella contrario. Che in realtà me l'ha passato Mitico Kevin. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ma questa cos'è? Sardegna? Questa è Sardegna? Ma perché ha fatto Sardegna che la faccio 100 milioni di volte? Non l'ho capito neanche io, Andrea. Credo che è GT3. Io ho preso la Audi R8. Ciao, amore mio. Ma hai portato la pizza? No. Vuoi correre tu, mio amore? Cacchio! Sono abituato alla McLaren. Eccolo, André, che è arrivato!
Non so con che macchina sta correndo Shard. Oh, ma che roba! Mi ha dato via sul dritto, ma con che macchina sta correndo? Cercando un diretto speciale all'Iper, all'Iper. Sì, ma non devi dire queste cose. Ok, all'Iper, ok. Beh, allora, perché, cioè, sono... perfetto. Ma con che macchina sta correndo Shard, ragazzi? Mi sta dando paga sul dritto, eh? Charder, con che macchina stai correndo? La madonna, non c'è più! Dai! Che roba! 1.45-1.31, ma che macchina è Charder? Non lo so, Andrea. Non c'è più nessuno, amici! Siete tutti andati via, siete tutti andati a letto, siete scappati! Ragazzi, allora nessuno mi risponde con che macchina state correndo. Vabbè, dai. Ma con che macchina stai correndo, Charder? Io ho proprio il Nissanismo. Alla gara prendo Audi, la Nissan. Non so con quello che volete. Ma ce la facciamo con la... ce la facciamo con la Formula 1? Cosa ne dite, raga? Che buona la pizza. Andrea, ce l'hai la Formula 1? Non so se ce l'ha Andrea. Ciao amici e amiche di Twitch. L'Audi R8 LMS del 2019, ce l'hai Andrea? Fammi fare il giro, ti faccio vedere. No, vabbè, non esageriamo, è comunque una Formula 1, eh. Ciao amici. Sardegna.
sta con la Formula 1, ma non ho capito se ce l'hanno loro o no. Guarda sopra. Due, tre. Vabbè, non ho capito con che macchina corriamo. Non lo so, Andrea, non ho ancora capito con che macchina corriamo. Charleston, ce l'hai la Formula 1, Andrea? Sentiamo cosa dice Andrea. Anziché Nissan. Anche oggi c'è. Andrea, ce l'hai la sì, la mitica roba. Oh, Andrea l'ha presa. Mamma mia, che schifo che è il online. Oh, ok. È buona la pizza. Ciao amici e amiche di Twitch. La rivela l'ho fatta, sì sì, parlando con te. Amo? Sì, voi, sto parlando con te. Sì, lo so, l'ho ringraziato di brutto prima. Ok, possiamo startare? E adesso mi fa vedere il saldo. No, Sharder. Ce l'ho fatta. Allora, corsettina veloce e tranquillina.
con le formula Honda, amici, eh? Andrea, dopo vai a scaricarti la livrea, così quando giochiamo insieme giochiamo tutti con la stessa livrea, grandissimo Andrea. Qualcuno si è impastato. Ho sentito qualcuno che si è impastato, raga. Sì. Non c'è cosa. È ancora aperto, mi sa. Fine su di te, non fallo venire da me, però. Sì, brava. Mi stanno smazzolando, mi sa, Charger e l'amico Andrea, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, grandissimi, Garatina online con l'amico Andrea, con l'amico Sharder. E poi andiamo adesso. Anch'io oggi. No, porca! Taglio troppo quella curva lì, raga, non so perché. Perché? Taglio troppo quella curva in Sardegna. Che mi vado a schiantare con la Formula 1, perché Marco Dranzi ti schianti pure te. Bella, eh? Bellissima sta canzone.
Leo? Ciao amici e amiche, stiamo quasi forse vincendo questa gara online con l'amico Sharder e l'amico Andrea con le Formula 1 Honda. Vittorio? Dai ragazzi, ci siamo quasi. Non ho sbagliato nulla, eh. Qui si può fare in sesta, basta solo tirare giù un po' il pedale. Dai zanzara, mosca. Ciao amici e amiche, adesso andiamo a vedere la fine di questa mega gara insieme, le livree che ha fatto Sharder Design, e ci vediamo domani sera con Warzone, Marco Drums Games, Morris e gli amici di Morris, quindi Michele, Chris e Giovanni. Ciao amici, domani Warzone! Oli, ci sono i fuochi. Oli, ci sono i fuochi d'artificio, amore. Ragazzi, Marco Drums Games va a vincere questa Sardegna su Formula 1. Easy, 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 easy. Easy, 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 easy jet, easy, easy, easy. No, non si può fare pubblicità. A volte mi rendo conto. Ti scrivo. Sì, fammi finire la gara. Non sono ancora arrivati. Mi dico Andrea, cosa è successo, amico mio? Grande Marco Drums, raga! Guida pulita! E vabbè, non voleva starmi dietro. Dentro. Ah, continuavate a uscire? Raga? E Andrea, cosa è successo? Amico mio, Andrea, forse avevo il limitatore. Oh, dai! Non andava niente la macchina. Che cavoli. Vabbè, dai, ha vinto. Oggi è una giornata meravigliosa. Due abbonamenti, un nuovo amico. Un sacco, è ritornata la Robby, un sacco di roba, le livree, i replay di Loki, e ho vinto anche la gara online. E due Oli. No, dai, limitatore 82, Andrea, ma non fare sti errori. Vi ho bucato le gomme, dite la verità. Vi ho sbusato le gomme. Allora, facciamo vedere. Vabbè, dai, l'importante è divertirsi, raga. Comunque, metti a posto, Andrea, quella macchina lì, togli il limitatore, fai tutto... Se devi comprare le cose, una roba in altra, e vai a scaricarti la livrea, ok? Andrea, aspetta che sto parlando. Vai a scaricare la livrea, ok, amico mio? Così almeno possiamo... almeno quando giochiamo insieme ci abbiamo tutti la stessa livrea, Andrea. Allora, eccola qua.
Guarda che meraviglia. Ci sta che vinca Marco. Grande Andrea, tu sì che mi piaci. Guarda Andrea, guarda il Brasile. Bello. È bellissima, è bellissima Sharder. Bellissima Sharder questa qua, No, la sapevo che era quella. Sì. E la macchina è quella che è, lo spazio è quello, però è bellissimo. No, ha fatto un capolavoro. Oh, va a tanta roba, va a Senna. Vedi che c'è Ayrton Senna. Sì, che bello Sharder, grazie. L'adoravo Senna, davvero. Guarda, col viola, Non sempre però, che vinca io. Stai calmo, amico mio, stai calmo. Stai calmo. Però bellissima, bravo, bravo Sharder. Adesso ti ho risposto a te, sì. Prima stavo rispondendo. Pensa che prima seguivo molto la Formula 1, però sì. Poi quando è venuta a mancare Senna basta, non l'ho più guardata come prima. Bella, bella davvero. Questa ha fatto la livrea per l'Accademia per tutti di Drift, guarda che meraviglia. Drift? Sì, sì. Vedi che è proprio la nostra, del team, che adesso dobbiamo dare il nome. I ragazzi stasera hanno dato 4-5 nomi, è stata bellissima stasera la live. Sì, sì, sì. Cacchio, non prendeva tanto. Il viola, amica mia, non era facile metterlo con l'arancione. Ma hai fatto un capolavoro, Bello, bello. Ma hai fatto un capolavoro, guarda che roba. Cioè, hai fatto un capolavoro. Non era facile, ma ci sei riuscito. Guarda che roba, bellissima, bellissima, bellissima. E lui ha fatto anche a me, guarda amore mio. Il mitico Sharder Design, ragazzi, l'unico inevitabile, lo trovate solo se venite a far parte della nostra scuderia, perché il Sharder non va da nessuna parte, non lo mandiamo da nessuna parte, rimane con noi, il grandissimo Sharder. Fa parte anche lui, 50% della scuderia, Bella, bella. Bellissima, anche questa, Ma che roba, rossa, grigia, nera. Con le cose qui di fianco sono fantastiche, queste cose qua tipo, bellissimo, bellissimo, bravissimo Sharder, bravo. Grande. Grande. Bella, bella, la macchina era difficile questa, perché c'è tanta livrea, mi ha fatto sudare. Sì, perché c'è poco da fare. C'è tanta livrea, diciamo la penna, ma il resto è tutto incasinato, Guarda lì la 24 ore dove l'ha messa, è un bordello. Grande, ti vogliamo bene amico mio, grazie Grazie. Allora ragazzi, io vi saluto. Mi scuso che abbiamo chiuso un quarto d'ora prima la live, perché sinceramente sono veramente distrutto. È stata bellissima. Bravo, bravo amore. È stata bellissima. Domani sera vi aspetto con Warzone, Morris e gli amici suoi. E invece giovedì torniamo con Gran Turismo. Ok ragazzi? Quindi giovedì sera. Giovedì sera ci colleghiamo con Gran Turismo e vediamo se riusciamo a comprare questa bambolina qua da 5 milioni. Forse questa da 5 milioni riusciamo a comprarla. E guardate cosa hanno messo. Hanno messo questo bel rottamone da 20 milioni. Quindi questa volta sicuramente non ce la faccio a comprarle, ma devo mettere via un sacco di soldi ragazzi, perché io lo scopo principale è avere tutte le macchine del gioco, e adesso ci sono queste da 20, 18, 19 milioni, quindi bisogna veramente incominciare a metterle via, che poi a tua rotazione quando escono abbiamo i soldi per poterle comprare, perché 20 milioni sono tanti, sono veramente tanti. Ok dai, quindi giovedì penso che compriamo l'altra macchina che vi ho dato prima. Un saluto, un abbraccio, grazie per gli abbonamenti, grazie per la vostra compagnia, grazie al follower il mitico Fetch. Vado pure io che sono stanco. Esatto, Sharder. Grazie Sharder per le livree e tutto, grande Andrea per i consigli e l'abbonamento. Grazie Lord, grazie a Giulia che sono già andati a nanna. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo domani sera. Ciao amici miei.